e salvezza, Dio e sostegno. Allora, siamo già in onda su Facebook, diamo un benvenuto a tutti quanti nel nome del Signore Gesù e la nostra preghiera a Dio è che stiate tutti bene. Purtroppo tanti non stanno bene, stanno soffrendo, ma il nostro dovere è di ricordarli in preghiera e di ricordarci tutti quanti in preghiera in questi momenti difficili. Fratelli e sorelle, ci rendiamo conto cosa stiamo vivendo? Qualcuno non ha ancora, come dire, capito bene, ma in realtà stiamo vivendo un momento storico molto, molto particolare. Noi vi salutiamo nell'amore del Signore e questa sera avremo un collegamento telefonico, avremo un fratello che si collegherà con noi da Roma, ma lui proviene dall'America, poi dopo ve lo presenterò, e ci darà una parola da parte del Signore Gesù. Il nostro desiderio è coinvolgere quanti più servi di Dio nel poter insieme condividere la parola del Signore. E questo è bello, è meraviglioso, perché nell'unità, nello stare insieme, vi è la forza. Volevo prima della preghiera e prima poi di dare spazio a Perside per due canti, volevo leggervi due versetti in due salmi diversi. Uno nel Salmo 46, verso 1, e dice: Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto, sempre pronto nelle difficoltà. E un altro è il Salmo 34, versetto 18, che dice: Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Il Signore è pronto, sempre pronto nelle difficoltà. Chiunque confida nel Signore può stare sicuro, può stare certo che Dio è il suo aiuto, è il suo rifugio. E per questo noi vogliamo confidare ancora una volta nel Signore, trascorrendo questo tempo, quest'oretta insieme, un po' diversa, perché durante la giornata diciamo che ognuno di noi ha fatto cose diverse. Stasera siamo qui tutti insieme attorno alla parola del Signore. In questo momento siamo in diretta, poi le registrazioni potete vederle anche dopo. So che qualcuno le registrazioni non può vedere le dirette, ma vede le registrazioni. È importante che il messaggio venga condiviso, quindi vi chiediamo di mettere, perché per questi canali funziona così, per poter far, come dire, spargere di più la notizia, bisogna mettere mi piace, iscriversi al canale di YouTube oppure condividere su Facebook. Funziona così. Io sto imparando, non sono molto, diciamo, ed è entrato su queste cose, giovani un po' di più, ma bisogna fare in questo modo, così il messaggio si può divulgare di più. Mi è toccato un verso che poi vi condividerò alla fine, un altro verso della parola del Signore, ma adesso vogliamo dare inizio a questo tempo di condivisione. Dimentichiamo per un attimino tutto quello che ci sta, diciamo, facendo pressione da tutti i lati, e per noi chiese evangeliche non potersi radunare, teniamo molto i nostri culti, difficilmente manchiamo i culti se non sia per motivo di salute o altre motivazioni, diciamo, gravi, e quindi non poter partecipare ai culti con i membri della chiesa è qualcosa di veramente difficile, ma è un momento che tutti dobbiamo attraversare e dobbiamo saper resistere a questo, pregando il Signore che questo tempo possa passare presto. Ma in mancanza di questo, ci vediamo tutte le sere, così ci possiamo sentire e possiamo sentire qualcuno al telefono con le dirette che facciamo. Voglio ricordare, lo ricorderò di nuovo alla fine, che domani mattina noi staremo insieme per un culto di lode e di adorazione. Ci sono altri fratelli che lo trasmettono, anche
voglio pubblicizzare un po'. Se andate sul sito Evangelici in Sesto, ci sarà anche lì una diretta e altri fratelli lo faranno. E sono molto felice che tanti servi di Dio, in un modo e chi in un altro, possiamo divulgare, perché magari non tutti guarderanno un solo canale, ma tutti possono avere diversi canali per potersi, collegare. Preghiamo che possano andare bene le linee, perché oggi abbiamo avuto molte difficoltà e non dipende da noi, quindi quello che non dipende da noi ci rimettiamo nelle mani del Signore. Intanto vogliamo pregare tutti quanti, pregate insieme a noi, fratello e sorella, ovunque tu sia, un momento di riverenza al Signore. Chiediamo di chiudere gli occhi, abbassare il capo se volete, e insieme pregare al Signore che ci possa accompagnare in quest'oretta, ci possa guidare ogni cosa nel suo nome santo. Preghiamo insieme. Padre Celeste, voglio dirti grazie con tutto il cuore per la gioia che abbiamo, Signore, di appartenerti. Siamo tuoi e questa cosa ci rallegra. Apparteniamo alla tua famiglia, possiamo chiamarti papà, possiamo chiamarti padre, perché la scrittura ce lo conferma, che chi lo ricevi ha il diritto di diventare figlio. E noi come figli, Signore, non come estranei. Una volta eravamo estranei, eravamo creature, non figli, ma stasera veniamo a te come figli, chiedendoti di benedire questo tempo, non importa quello che stiamo attraversando, le difficoltà, ma nel nostro cuore c'è la tua pace. Anche se qualcuno di noi sta soffrendo per questa epidemia, ma tu sei con noi, noi non rinunceremo mai il tuo nome. Ringrazieremo e glorificheremo il tuo nome, perché non abbiamo sperato in te solo per le cose buone o per la buona salute o per la buona economia. Abbiamo sperato in te perché tu sei Dio e sappiamo che hai l'autocontrollo, cioè hai tutto sotto controllo nella nostra vita. Ti benediciamo per questo. Guida questa serata, ti preghiamo per Chris, che dopo sarà in contatto telefonico, che tu lo possa guidare nella meditazione della tua parola. Ti preghiamo tutti insieme per Perside, per il canto, per chi sta alla regia e per la linea, Signore, questa linea che è un po' debole. Voglia tu fare in modo che questo messaggio arrivi bene. Grazie per la tua assistenza, per la tua presenza e per i tanti messaggi di incoraggiamento che ci arrivano dalle isole, dal nord, dal sud Italia, dall'estero. Grazie, Signore. Tu sei degno di essere lodato e glorificato. Tutti insieme la tua Chiesa ti preghiamo nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Allora chiamo Perside che avrà il compito di guidarci in questi due canti. Qualcuno ha chiesto: ma chi è questa ragazza? Da dove viene? È mia figlia, è la mia primogenita, ma è di mia moglie, quindi il suo nome è Sara Perside Camagna. E ringrazio Dio per questo compito che gli ha affidato nella lode per glorificare il suo nome. Per noi combatte, accanto a noi sarà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché Dio è qui. E noi siamo Dio.
portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno Dio ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché Dio è qui. Io vivrò, non morirò. Dando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno Dio ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché Dio è qui. Io vivrò, non morirò. La sua potenza vive in me. Sono libero, sono libero. Io vivrò, non morirò, ti loderò e ti chiederò che vivi in me, guarito solo nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarò mai smosso, Satana sta vinto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarò mai smosso, Satana sta vinto nel nome. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana sta vinto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Griderà, griderà. Io vivrò, non morirò. La sua potenza vive in me. Sono libero, sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò. Ti loderò e ti chiederò. Mi guardi, mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua
suo amore. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini. Per Sidè abbiamo qualche problema con l'audio su YouTube, vi incoraggiamo di andare su Facebook perché si vede meglio e si sente meglio. Ecco. Allora, è arrivato il momento per collegarci con il nostro fratello Christopher, per gli amici Chris Zitto, lui è originario dall'America ma abita a Roma, è un insegnante di una scuola biblica a Roma e quindi vogliamo provare a chiamarlo e vedere innanzitutto come sta e poi cosa Dio ha messo nel suo cuore per condividerlo con noi questa sera. Sta chi vogliamo provare se ci sta? Chris, mi raccomando, rispondi se ci sei. Vediamo un po'. Proviamo a chiamarlo. Avrà l'accento sicuramente, a me piace tantissimo, quell'accento americano. Corrado. Ciao Chris, buonasera, ci senti? Sì, sì. Come stai? Ti sentiamo. Come stai, Chris? Bene, bene. Ah, bello. La tua famiglia, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Come state vivendo a Roma questa emergenza? Sì, a casa, come in tutta Italia. A casa come siamo tutta Italia, certo. Da due settimane a casa. Sì, è un po' particolare, una cosa un po' particolare. Chris, tu vieni dall'America, giusto? Sì. Ecco, New York. Esattamente in quale stato dell'America? New York. Ah, New York, ok. La grande... Nuova York. Nuova York, benissimo. Stai in Italia da quanto tempo, Chris? Dall'87. Ah, un bel po' di tempo allora, eh? Sì. E adesso cosa fai in Italia? Di cosa ti occupi? Bene, ha già detto che insegno alla scuola biblica, all'IPEI. Ecco. Sono un
conduttore della chiesa di Monterosi nel Viterbese, Ecco. e faccio un giro di chiese e scrivo anche un po' dei libri e Ah, articoli. ecco, bene. Quindi fai tante cose in realtà. Servi il Signore e vivi servendo il Signore. No, scusa, non ho sentito. Dico, servi il Signore e vivi per questo. Sì, Tu solo per questo. hai dei figli? Quanti figli hai? Così ti conosciamo un po' meglio. Due figli, Nathan che ha 15 anni e Melissa che ha quasi 14 anni. Ecco, che salutiamo calorosamente. E quindi anche tua moglie. Anche la moglie, E come sì. si chiama? Visto che abbiamo scoperto il nome dei figli, scopriamo anche il nome della moglie. La mia moglie, il nome francese, perché è francese, si Ah, chiama ecco. Virginie. Virginie. Ah, bene, Sì. bene. Benissimo. Siamo contenti di conoscerti un po' meglio prima di darti lo spazio. Quindi, Chris, noi anche all'inizio abbiamo pregato per te e abbiamo chiesto che il Signore ti guidi in quello che ti ha messo nel cuore per poterlo condividere con la Chiesa, non solo in Italia, ma da dove ci seguono, in Europa e nell'estero. Quindi preghiamo, abbiamo pregato e preghiamo e staremo attenti, predisposti per quello che Dio ti metterà nel cuore. Va bene? Va bene. Allora, prenditi il tempo che ti serve, Dio è con te. Grazie. Vai. Allora inizio, vero? Sì, inizi, bravo. Ok, bene. Okay. Buonasera a tutti. Oggi la parola di Dio ci chiederà di ragionare e di sentirci in modo controintuitivo. Cioè ci esorta, ed esorterà a pensare alle situazioni attuali in cui ci troviamo e a pensarla al contrario di quanto faremo naturalmente. Perciò, piuttosto che essere spaventati o farsi prendere dal panico o pensare in senso negativo alla pandemia, lo Spirito di Dio oggi dice: rallegratevi. E guarderemo due testi della Bibbia e con l'aiuto di Dio capiremo come, nel mezzo di una crisi, possiamo gioire. E non solo, scopriremo che l'esortazione non è quella di rallegrarsi nonostante i tempi difficili in cui viviamo, ma proprio a causa di essi. E il primo testo che voglio guardare è Giacomo, la lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 2. Giacomo, capitolo 1, versetto 2, dove è scritto così: Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Allora, una domanda. Chi di noi è disposto oggi, stasera, a permettere che sia la sua fede a determinare il suo stato d'animo piuttosto che il contrario? Se ci rallegriamo o se siamo consumati dall'ansia, dipenderà da ognuno di noi personalmente. Allora, sei disposto a vivere di fede nella sola parola di Dio? Non sarà facile, perché la nostra carne combatterà contro la fede in ogni momento. Leggeremo le notizie, sentiremo parlare di infezioni e di morti, contempleremo il destino della nostra nazione, anche del mondo intero, e saremo tentati di inchinarci alla paura. Dobbiamo però resistere. Dobbiamo rivolgerci a Dio come mai prima e lasciare che la sua parola e il suo spirito facciano il loro lavoro in noi.
Dobbiamo crocifiggere i ragionamenti della carne e confidare piuttosto in ciò che le scritture hanno da dire. E cosa dicono? Giacomo 1, 2, al versetto 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Allora, questa frase, considerate una grande gioia, significa considerare le prove, le difficoltà, le tribolazioni, motivi di massima gioia, nient'altro che gioia. Cioè considerare motivo di gioia qualsiasi difficoltà che si abbatte su di noi inaspettatamente, prove svariate, qualsiasi tipo. Per quelli che non conoscono Cristo, le prove possono essere causa solo di ansia, preoccupazione e disperazione. Per il credente nato di nuovo, invece, le prove hanno la funzione opposta. Sono motivi di gioia e di una maggiore speranza. Cioè, se il credente permette alla sua mente di essere rinnovata dalla prospettiva celeste. Giacomo dice di considerare l'arrivo delle prove come una grande gioia. Nella lettera ai Romani, capitolo 5, Paolo è d'accordo con Giacomo, andando però anche oltre, quando scrive che il credente deve addirittura vantarsi delle sue prove. Romani capitolo 5, versetti 3 e 4. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ok, finora abbiamo sentito che dobbiamo gioire e gloriarci in ogni tipo di prova. La domanda ovvia che rimane da porsi è perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Accettare il ragionamento di Dio però richiederebbe una mentalità rinnovata, perché per natura pensiamo alle prove e alle afflizioni come a cose brutte, non belle, e difatti in se stessi potrebbero essere malvagie. Quello che Giacomo e Paolo dicono però è di guardare oltre la prova stessa, a ciò che Dio può realizzare attraverso il male. Se riesci a farlo con intelligenza, allora anche tu potrai gioire, anche oggi, anche stasera, nel bel mezzo di una pandemia. Allora, ascoltate attentamente la logica divina che sta dietro a tutto questo. È una logica che è perfetta anche se sembra andare controsenso. Leggo di nuovo versetto 3. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Le tre parole, pazienza, esperienza e speranza, contengono il segreto del perché il credente può gloriarsi di ogni tipo di afflizione. La domanda che ne consegue è questa: che cosa c'è di così meraviglioso nella pazienza, nell'esperienza e nella speranza di compensare il dolore, i problemi e l'angoscia delle prove, tale di far gioire il credente? Allora, qual è la pazienza che viene dall'afflizione? La pazienza è quella qualità che ti fa andare avanti per Gesù, non importa quali siano le circostanze,
o le pressioni che ci viene addossato. È quella virtù che ti permette di sopportare qualsiasi tipo di afflizioni nella tua vita senza rinunciare al tuo Salvatore. È la sufficienza della tua fede di fronte a ogni sofferenza. Ogni prova che sopporti ti rende più forte in Cristo. La tua gioia nell'imparare la pazienza è che oggi, ma anche alla fine, sarai in grado di stare davanti al tuo Dio e dire: qualunque siano state le mie colpe, non ho mai abbandonato Cristo, ho perseverato fino alla fine. Alleluia, gloria a Dio, motivo di gioire. E qual è l'esperienza che nasce da questa pazienza e che ci fa gioire? La parola esperienza ha a che fare con la formazione del nostro carattere. Ogni volta che sperimentiamo una prova di qualsiasi tipo, impariamo la pazienza. Man mano che cresciamo nella pazienza, il nostro carattere si rafforza e ci viene dimostrato che la nostra fede sta veramente crescendo alla nostra gioia. Ciò che si produce in noi è la prova empirica che abbiamo davvero affidato la nostra vita al Signore. Ogni nuova prova mostra che siamo veramente figli del Dio vivente. Ogni afflizione che sopportiamo con pazienza ci rende sempre più attendibili come servitori. Mostra sia a noi che a Dio che la nostra fede è autentica. E queste verifiche empiriche non sono motivo di gioia anche in mezzo alle afflizioni? Dopotutto, le afflizioni passeranno, ma la nostra fede durerà per sempre. E poi Paolo parla dell'esperienza che viene prodotta dalla speranza. L'esperienza produce speranza. E in un certo senso anche il neonato credente possiede la speranza, cioè la certezza della gloria da venire. Ma soggettivamente, nei nuovi credenti, quella speranza può essere ancora molto superficiale, quasi una cosa teorica, un punto di dottrina, con poca potenza per aiutarci a perseverare quando ci troviamo sotto pressione. Infatti, nella parabola del seminatore, Gesù avverte che molti che sperano all'inizio cadono quando arrivano le prove, per non ritornare mai alla fede. Ma quando un credente persevera nelle prove, il suo carattere si rafforza e la sua speranza cresce man mano che impara a distogliere lo sguardo da se stesso per riposare solo nell'agnello di Dio e in ciò che ha fatto. Inoltre, ad ogni prova, sperimenta in prima persona come Dio non abbandona mai i suoi, finché non si trova a confidare in Cristo con ogni fibra del suo essere. La speranza a questo punto non è solo teoria, ma realtà, qualcosa che sappiamo di essere vero, qualcosa che ci solleva con gioia estatica. E sono le prove che fanno così. E quindi gioite quando ci sono prove svariate, quando ci sono afflizioni. C'è gioia se la nostra mente è rinnovata e vede le cose secondo la prospettiva celeste. Le afflizioni, tuttavia, non sono le uniche prove che abbiamo
che la nostra speranza di gloria è certa. Romani 5, Paolo scrive, Romani 5, versetto 5 a 6, ho la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Cosa vuole dire Paolo con questo? Con questo Paolo ci fornisce una prova sia soggettiva che oggettiva che la nostra speranza di gloria è reale. Soggettivamente, il versetto 5, Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori. In altre parole, ci ha dato un'esperienza personale del suo amore, mediante lo Spirito Santo che ci ha dato. Chi è veramente rinato conosce questa esperienza. È la certezza che in Cristo Gesù siamo davvero amati da Dio. Potremmo trovare difficile esprimere questa esperienza a parole, ma non è per questo meno reale per noi. Nessuno e niente può convincerci del contrario. Grazie a questa esperienza personale, siamo certi della speranza della gloria. E le nostre prove servono solo a rafforzare questa speranza. Lodate il Signore anche per le nostre afflizioni. La parola spargere rende l'idea di un'esperienza abbondante, ma esiste anche un'abbondanza di verità oggettiva che ci assicura che la nostra speranza di gloria non ci deluderà mai. Ed è questo. Mentre eravamo ancora deboli, peccatori e morenti, Cristo ha dato se stesso per noi, versetto 6. Questa è una dimostrazione storica dell'amore di Dio per noi. Un giorno, circa 2000 anni fa, Cristo è rimasto appeso per ore e ore su una croce romana, portando il nostro peccato e le nostre malattie nel suo corpo, affinché a tutti coloro che credono in lui siano promessi la gloria eterna alla fine dei tempi. Con la sofferenza di Cristo sappiamo oggettivamente che Dio era molto serio nell'amarci, perché ci ha dato suo unigenito figlio che amava più di ogni altra cosa. Fratelli e sorelle, la nostra speranza non è vana. Pertanto, se le prove e le tribolazioni sono il mezzo nella nostra vita per rendere questa speranza più sicura e più forte in noi, allora direi che ne vale la pena. Vedete, ho detto all'inizio che va controsenso questo modo di pensare, ma dobbiamo pensare come la parola di Dio ci insegna a pensare. Dobbiamo affrontare le prove in cui ci troviamo in questo momento con una prospettiva celeste e non terrena, spirituale e non carnale. Vale la pena, non la prova a sé, ma vale la pena quello che Dio può adempiere per mezzo delle prove. E se amiamo veramente il Signore Gesù, ameremo anche quello che Lui fa per mezzo delle prove. Ci vuole una certa maturità in tutto questo, se no faremo come fanno tutto il resto del mondo e vivremo nel panico, nell'ansia e nella paura. Ma il Figlio di Dio ha una certa speranza di gloria. E se durante questa prova oggi, se la tua fede, la tua speranza sta vacillando, sappi che se perseveri, questa esperienza servirà a rafforzare la tua speranza e sarai più forte ancora e più consolato.
E quindi non solo ne vale la pena la prova, ma sapendo tutto questo, attraverso le prove e le afflizioni, i nostri spiriti sono rapiti nei luoghi celesti, dove ogni giorno, tutto il giorno, cosa fanno? E per sempre si canta e gioisce. Dobbiamo permettere in qualche modo a lasciare allo Spirito Santo a rapire il nostro pensare, il nostro stato d'animo al cielo, perché là al cielo cantano e gioiscono continuamente. E quindi più adesso che mai vogliamo vivere con gli occhi fissi sulla nostra vera vita che è nascosta in Cristo nei luoghi celesti. Lasciamoci dunque trasformare attraverso il rinnovamento delle nostre menti riguardo ai propositi di Dio per permettere le prove nella nostra vita. Non vogliamo essere presi dalla prova, ma nel mezzo della prova vogliamo guardare il Signore, perché Lui ha uno scopo, come diceva Corrado all'inizio, Lui è in controllo, Egli sa esattamente quello che fa e ha un piano perfetto in ogni cosa. Lui abita i cieli e da lì fa tutto ciò che gli piace. Dio è in controllo e noi guarderemo o le cose terrene o le cose celesti. E la nostra speranza, e concludo con questo, queste parole ben conosciute, Romani 8, 35 e poi 37 e 39. Noi che stiamo nel mezzo di una prova e magari qualcuno si sente la fede vacillare, la speranza vacillare, preso dal panico. Paolo scrive: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Poi versetto 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Vedete, non dobbiamo vincere la prova con le nostre forze, ma siamo vincitori, più che vincitori, in virtù dell'opera di Cristo, di Lui. Gli occhi fissi su Lui e non su virus. Il virus è un male, Cristo è il buono. Dobbiamo guardare a Cristo. Infatti, versetto 38, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa è la nostra speranza e la nostra certezza. Se ti trovi in Cristo Gesù stasera, tu sei ancorato nella speranza sicura. Che lo Spirito di Dio possa prendere le parole della Bibbia e inculcarle nelle nostre menti e nei nostri cuori. E se c'è qualcuno che sta soffrendo per paura, per panico, guardi a Gesù. E se c'è qualcuno che sta soffrendo fisicamente per la malattia, guardi a Gesù. Le prove passeranno. La fede, la speranza e anche l'amore dureranno per sempre. Assicuriamoci che le nostre priorità sono quelle che devono essere. E vedremo che lo Spirito della consolazione ci consolerà e prenderemo nuove forze e saremo testimoni ai nostri vicini di casa che apparteniamo a Gesù Cristo e che questa fede è reale e produce effetti empirici e reali. Che il Signore
Vi benedica, che il Signore ci benedica. Grazie. Amen, amen. Grazie Chris, grazie. Sono stato personalmente incoraggiato da questa parola. Sono stato veramente spinto a confidare nel Signore sempre di più, oggi più di ieri, domani più di oggi, e sapere che quello che Cristo ha promesso alla sua Chiesa lo manterrà. Dio è con noi anche oggi, anche in questi problemi. E io ti ringrazio personalmente, Chris, per averci guidato in questa meditazione a confidare anche nelle avversità, a rimanere fedeli nella prova, perché così cresciamo, così maturiamo e vedremo la mano di Dio su di noi. Amen. Chris, spero che possiamo risentirci qualche altra volta e ti chiederò di nuovo di poter ti collegare con noi, perché siamo stati benedetti da questa meditazione e come il Signore sta facendo anche con altri fratelli in collegamento. Quindi ti ringraziamo tutti quanti, anche se diciamo chi ascolta manda un messaggio, lo fa per via WhatsApp, per via messaggio, ma noi a nome di tutti, Chris, ti ringraziamo per come ti sei lasciato usare da Dio nel condividere questa parola vivente, che è la sua parola. Amen. Grazie, Dio ti benedica, Grazie a benedica la voi. tua famiglia. A presto. Ok, a presto, ciao, Ciao ciao a caro, tutti. ciao, ciao. Cari nella grazia, avete sentito che meravigliose parole, versi che sono stati toccati dalla parola del Signore, e tutti quanti noi siamo chiamati a rimanere fedeli a Dio, a rimanere uniti a Lui. Questo non è il momento di abbattersi o di allontanarsi o di gridare Dio dove sei? Sono qui, Lui dice, sono qui. Non ti ho mai lasciato, non ti ho abbandonato. Ci sono delle cose che Dio deve compiere, ci sono delle cose che Dio deve permettere. Dio permette alcune cose. E vuole che la sua Chiesa riscopri la fede, vuole che la sua Chiesa riscopri lo zelo. Oggi ho parlato con una sorella che mi ha molto incoraggiato e mi ha fatto notare che avevamo bisogno di questo sprono da parte del Signore. Sembrava che ci stavamo quasi addormentando, accasciandoci alle cose che venivano fatte settimanalmente, ma non c'era più quel fuoco vivo, come dire, quell'ardore. E oggi mi sembra che la Chiesa stia vivendo da parte di Dio un momento, sapete, quando c'è il fuoco, ma non è mare a calore, basta che lo si muovi un pochettino, lo si scuota, lo si giri un po', allora di nuovo il calore esce. E io credo che tutti quanti noi stiamo vivendo questa prova. E come ci ha condivido Chris, dobbiamo rimanere fedeli al Signore anche in questa prova. Fratello, sorella, coraggio, Dio è con noi. Non ti abbattere, abbi fede, qualunque cosa accada, qualunque cosa dovesse accadere anche a me, a te, non importa. Dio non ci ha mai abbandonati. Io volevo far riflettere, come ho detto prima, è un verso forse profetico, ma molto forte per i tempi che stiamo vivendo. Abbiamo da poco tempo assistito a ciò che è accaduto in Australia, un incendio così enorme che ha distrutto tanti boschi e tanti animali in Africa, questa invasione di cavallette, l'epidemia che stiamo passando oggi, non solo in Italia, nel mondo. Mi è stato condiviso questo verso e sono rimasto perché mi è stato ricordato e vi chiedo di segnarlo se volete o poi ritornare alla registrazione. In Seconda Cronache 7, dal versetto 13, tenete presente di queste parole, anche amici,
che ancora non avete avuto il coraggio di arrendervi al Signore. Guardate cosa dice la parola di Dio. Quando chiuderò il cielo, in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo sul quale invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Non voglio commentare questo brano, ma fa molto riflettere, che tocca dei casi che stiamo vivendo da qui a pochi mesi. Allora vi chiedo nel nome del Signore, riconciliatevi. Chi non l'ha ancora fatto, riconciliatevi con Dio, per come abbiamo sentito, per avere fede nella prova, per superare questa circostanza, ma soprattutto far sì che non vi possa colpire il giudizio di Dio, perché il giudizio c'è già sul tuo peccato, ma Dio vuole sanare, vuole perdonare il tuo peccato affinché tu possa essere riconciliato con il Padre, con il Creatore del cielo e della terra. A te la risposta su come vuoi rispondere stasera a Dio, il tuo Creatore, se aprire il cuore e sottometterti o continuare a resistergli. Io ho preferito, ho scelto di sottomettermi a Dio, di sottomettermi alla sua volontà attraverso la sua parola. Vogliamo pregare? Voglio chiedere a tutta la Chiesa, a tutti i membri della Chiesa di Dio, in Italia, all'estero, grandi, piccoli, non importa, insieme preghiamo ovunque siate, ma preghiamo per queste anime che stanno ascoltando, preghiamo per chi è scoraggiato e ha ascoltato questo messaggio di resistere, di sopportare la prova, di attraversarla, di vincere, perché nessuno potrà separarci dall'amore di Dio, così come abbiamo letto. Fratelli e sorelle tutte, ovunque siate, vi chiedo di fermarvi un attimo. E amici, se volete, chiudete gli occhi. Abbassate il capo, non vi vergognate di chi è vicino a voi, ma aprite un attimino il vostro cuore a Dio. E insieme tutta la Chiesa di Cristo, che in questo momento è collegata, preghiamo per te, che lo Spirito Santo possa toccare il tuo cuore. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per questa parola di incoraggiamento che ci hai dato, che tu sei con noi. Nonostante le avversità, le difficoltà, tu sei con noi. Signore, noi non ci sentiamo abbandonati. Tu sei con noi. Nella prova ci aiuterai, Signore, a oltrepassarla. Tu sei con noi. Aprirai quel mare davanti a noi. Ma c'è da riflettere anche quello che è scritto, quello che abbiamo letto. E succedono queste cose. E tu vuoi che gli uomini ritornano a te. Ritornano, che le tue creature si piegano davanti al Creatore. Ovunque tu sei, amico, amica, piegati davanti al tuo Creatore, colui che ti ha dato la vita. Apri il tuo cuore, sottomettiti alla sua parola e Dio ti aprirà le porte del regno dei cieli e perdonerà i tuoi peccati con l'opera che Cristo ha compiuto alla croce. Ma apri il tuo cuore questa sera. Padre, come Chiesa tutta unita, da diversi posti, da diverse regioni e nazioni, siamo uniti in preghiera affinché tu sostieni e risvegli coloro che dormono, sonnecchiano, perché lo sposo è vicino. Fa che ognuno di noi abbia quell'olio della lampada, perché ecco il grido, lo sposo sta arrivando. Possiamo essere pronti, preparati a questo. Benedici la tua Chiesa. Ti preghiamo per gli ammalati, Signore, per coloro che sono stati toccati. Ti preghiamo per Graziano che è ricoverato. Signore, tu conosci, sai quanto amiamo ogni fratello e quanta stima abbiamo. Che la tua mano sia su di lui. Vogliamo presto sentirlo al telefono, che stia bene e che possa condividere l'esperienza che sta facendo. Signore, benedetto il tuo nome, aiutaci a portare avanti questo servizio.
affinché possiamo essere di sostegno, di aiuto alla tua Chiesa, nel nome di Cristo Gesù, che presto ritorna e noi lo aspettiamo e che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Cari tutti, noi prima di ascoltare l'ultimo cantico con Perside, vogliamo dirvi che domani mattina noi avremo un culto di lode ed adorazione. Saremo qui, se lo volete, in diretta alle 10:30, come di solito siamo usi fare qui all'Aquila, come chiesa di L'Aquila, e alle 10:30 ci radunavamo ogni domenica mattina. Lo vogliamo fare così online con tutti quanti voi, quindi anche se non dovesse arrivarvi il link, ma vi arriverà, spargete la voce che su questo profilo Cristiani Online su Facebook e sulla pagina di YouTube Cristiani Online alle 10:30 ci sarà una diretta. Domani, in eccezione particolare, faremo diversi canti, da inni e cantici cristiani, per quanto voi conosciate, è una raccolta di canti delle assemblee dei fratelli. Quindi se lo avete, prendetelo, così potete seguire con noi nella lode, nell'adorazione. Poi noi avremo anche la cena del Signore. Prenderemo ognuno individualmente del pane e del vino, ricordando il corpo e il sangue di Cristo. E voglio il Signore benedirvi, e la nostra preghiera a Dio che questo tempo insieme sia stato un tempo di incoraggiamento per te, per noi che siamo chiusi. Noi facciamo questo per voi e vogliamo continuarlo a fare nel nome del Signore. Vi saluto nel nome del Signore, Dio vi benedica, e se volete alle 10:30 domani mattina, sempre su questi canali. Perside, vieni a cantarci l'ultimo cantico. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrai, chi temerò contro i nemici miei, combatti al posto mio, nelle battaglie sei. Il solo scudo è Dio, chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me, l'armata del mio Dio è sempre accanto a me, colui che è l'Eterno, mio nemico e re. Non trovo forza in me, ma Dio mi sosterrà, la mia salvezza è Lui, per me trionferà, chi temerò? Chi temerò? Io so chi mi difende, insieme a me, l'armata del mio Dio
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens.